male tu. Se cambi prospettiva puoi guardarmi a testa in giù. O giri la clessidra, ma non chiedermi più di lasciare tutto. Due righe su un post-it accanto al nostro letto. Ehi, le tue scarpe blu sotto il divano. Ehi, le tue camelle. Benvenuto Francesco Curci nella mia trasmissione Sopra un'ottava. Ciao Francesco. Ciao, buonasera, ben trovata e grazie dell'invito. A te. Allora, ti vedo benissimo intanto, splendida forma e questo è un bel segnale. Sorridente, felice, bello. Assolutamente. Partiamo un po' dalle origini, perché allora io so che hai iniziato proprio a familiarizzare con la musica, il canto, il piano, proprio da piccolo, no? Dai 4 anni. Esatto. Hai già avuto questa, come chiamiamolo, insight. Esatto, sì. Io la chiamo una vera vocazione, ecco. Perché credo che chi fa l'artista, insomma il musicista, o comunque in generale l'artista, deve avere una vera e propria vocazione che poi ti porta a 360 gradi a dedicarti, insomma, a quello. Sì. Per me è stato così, perché sono salito sul palco per la prima volta all'età di 4 anni e da lì ho scoperto, insomma, questa passione irrefrenabile per la musica, e quindi ho cercato di convogliare tutte le energie per fare questo poi nella vita, studiando pianoforte, studiando canto e, insomma, cercando di perfezionarmi il più possibile per farlo nel migliore dei modi, ecco. Che bello, eh. È bello sentire un giovane questa passione e professionalità, perché studiare poi, no, il pianoforte o comunque uno strumento in generale è sempre lodevole. Completa, è vero, sì. E ti apre poi comunque un po' di porte, no? Allora. Esatto, perché comunque io a un certo punto ho iniziato ad avvertire l'esigenza di voler scrivere delle cose, di voler comunicare con il pubblico, non solo interpretando brani di altri artisti, ma proprio mettendomi io in prima persona a condividere delle emozioni. E quindi quando scrivi dei testi poi hai la necessità anche di scrivere delle melodie, delle armonie, quindi il fatto di poter studiare uno strumento, nel mio caso il pianoforte, mi ha permesso di sedermi lì e cominciare, insomma, a scrivere da me le melodie, e quindi poter supportare i miei testi e raccontarmi a 360 gradi. Esatto, anche perché è, diciamo, una via magica che si instaura poi con la gente, col pubblico. Esatto. Dà la possibilità di conoscerti non solo dal punto di vista fisico, ma anche proprio del contenuto, di quello che tu hai dentro e vuoi esprimere. Esatto, no? Esatto. È molto, esatto. Molto bello. So che nel 2013 hai cavalcato un palco già importante, no? A Piombino. Sì, esatto, Piombino, esatto. Diciamo che è stato un po' quello il mio esordio discografico, nonostante, insomma, venissi già da un percorso fatto di casting televisivi, fatto di palcoscenici come il Festival di Castrocaro, però diciamo che da Piombino proprio c'è stato l'inizio vero e proprio del mio percorso, perché ho presentato un brano che si intitolava Capirai, che poi di lì a poco sarebbe uscito nelle radio, e quindi ha sancito un po' l'inizio del mio percorso professionale nella musica, ahimè ormai quasi 10 anni fa. Sembra ieri, è vero. Esatto, invece se mi guardo indietro mi rendo conto che sono passati quasi 10 anni e sono successe tante cose, sono cambiate tante cose, sia dentro di me ma anche intorno a me, perché comunque nel frattempo è cambiato il mercato, è cambiato il modo di fare musica, e mi sono e ci siamo tutti noi artisti dovuti ovviamente adattare ai nuovi sistemi. Certo, un po' più fluidi, un po' più sfuggevoli, vero? Esatto, ai sì. Noi, ai noi. Devo dire che provengo dagli anni comunque
70, 80, 90, ho avuto la fortuna di viverli, che comunque c'era un concetto diverso, no? Alla fine, cioè la musica Esatto. si toccava anche con mano, con i supporti, vinili, audiocassette, no? Sì, certo, ma in realtà diciamo io sono figlio degli anni 90, per cui quando ero piccolo, quando ero bambino, comunque anch'io utilizzavo questo tipo di supporti e io sono cresciuto con la musica dance degli Aqua, che sono stati i miei primi veri idoli, e quindi ho ancora le musicassette, insomma, che conservo perché sono stati quelli i miei, diciamo, primi approcci con la musica in tempi in cui non si sognava nemmeno potesse arrivare lo streaming e tutte le piattaforme, insomma, super fluide che ci sono oggi. Sì, utilissime, utilissime, Assolutamente, perché guarda, molto più veloci, molto più immediate e sicuro. soprattutto permettono a chiunque, anche chi magari non ha alle spalle, una realtà consolidata, una casa discografica, tutta una struttura professionale, comunque di potersi quantomeno affacciare e farsi notare, conoscere, vedere se succede qualcosa. Esatto. Già che hai parlato di casa discografica, so che nel 2014, allora intanto ti imbatti, scusa, come scrittore, perché so che hai anche scritto un Esatto, libro, un romanzo, sì, esattamente. esatto, sì. Poi In lo realtà leggerò, ho... anch'io, mi manca questa Va parte. bene. La vita tra le dita, vero? Esatto, sì. Diciamo che in realtà il mio esordio è avvenuto prima in ambito narrativo, letterario e poi musicale. Sì. È stata un'esigenza quella di voler comunicare attraverso le pagine di un romanzo, che insomma... Un'esperienza importante perché rispetto alla musica è sicuramente una forma di comunicazione diversa. La musica ci costringe a twitterizzare usando un termine contemporaneo certi concetti, invece in un romanzo si ha la possibilità di approfondire, di scavare e di raccontarsi in maniera molto più ampia ed è stata comunque, c'è stato un bel riscontro perché insomma ho esordito come scrittore a 19 anni. Al primo anno di università, quindi diciamo che è stata una bella esperienza, ecco, che ricordo con grande piacere ancora oggi, nonostante comunque sia la musica la mia vera passione, ecco. Passione, dedizione, beh, sì, Esatto. beh, è un aspetto artistico anche quello, Esatto, sì, è un'altra modalità che comunque fa parte sempre della mia anima, del mio raccontarmi, del mio sentire, ecco. bello, bellissimo. E poi nel 2018 so che incontro un'etichetta discografica qui, Esatto, sono di Genova, della mia zona, sì. la Show in Action. Show in Action, esatto. È stato un incontro magico quello perché è avvenuto a Milano in realtà, perché io suonavo in un locale e quella sera devo dire che insomma al termine di questa esibizione mi si è avvicinata una persona che purtroppo è mancata qualche mese fa, ma che insomma mi porto nel cuore. Insomma, come se fosse davvero un angelo custode, perché mi ha lasciato un bigliettino dicendo, insomma, di prendere contatti con questa persona che avrebbe voluto conoscermi, avrebbe, insomma, avuto piacere di iniziare un percorso con me. E quindi di lì a poco poi ci saremmo incontrati a Genova e la mia attuale manager discografica Anna Maria, insomma, poi mi ha praticamente preso sotto la sua ala protettiva e mi ha fatto crescere e mi ha portato insomma fino a qui. Sono ormai 4 anni che collaboriamo e i progetti sono sempre più belli, più insomma più alti. Più alti, bellissimo, perché poi ho iniziato a scrivere dei singoli, delle canzoni di Esatto, loro. sì. Allora, se non erro, non lasciarmi il sorriso di una sposa, vero che ho Esatto, iniziato. assolutamente, sì. Poi Sognatori, Esatto, sì, è stata una Sognatori, un brano diciamo molto sperimentale perché l'ho condiviso con un altro artista, un rapper, e sì. quindi ho cercato anche di diciamo esplorare altri lidi perché insomma sono un artista a cui piace continuamente cambiare e quindi sperimentare il più possibile. Chi è il rapper? Diciamolo. FM, sì, è un FM, sì. rapper di Genova tra l'altro, quindi Infatti, della sì. zona, quindi abbiamo insomma condiviso questo brano e devo dire che c'è stato anche un bel riscontro da parte del pubblico perché è comunque un brano molto fresco, molto estivo, quindi
che ha avuto una buona presa, insomma, sul carino, pubblico. Carino, sono andata a sentire tutte le canzoni, streaming. Ah, bene, sì, 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 ti ringrazio. Sì, sì, carine, belle, Sognatori, è bella davvero, mette quella Grazie. Giusta sintonia, bella, bella, mi piace Grazie. Anche la parola stessa. Sì, in effetti diciamo che ci siamo trovati a condividere più che altro la storia in comune, nonostante fossimo nati in due paesi, perché lui vive a Genova, FM, ma in realtà non è originario della zona, addirittura viene dall'Ecuador, e quindi addirittura culture differenti, lingue differenti, però due sogni uguali. E quindi questa cosa ci ha avvicinati tanto da poi rendere, diciamo, il messaggio che abbiamo trasmesso più, diciamo, insomma, efficace, ecco. Certo. E, senti, diciamola ai giovani di sognare, di non Assolutamente. Dimenticarsi di sognare, di avere degli obiettivi, delle passioni, insomma. Tutte le mattine che ci si sveglia bisognerebbe avere un sogno da realizzare. Sì, sono quelli che ci fanno andare avanti e poi si realizzano, vero? Se c'è la giusta determinazione, la giusta passione, sì, bisogna lavorare. A volte è difficile perché psicologicamente comunque ci sono da affrontare degli step duri, però bisogna essere pronti, avere le spalle larghe e saper scegliere soprattutto le persone giuste con cui lavorare, con cui intraprendere certi percorsi. Esatto, hai detto proprio parole sante, le persone giuste anche come te alla fine, no? Esatto, con cui sentirsi in sintonia, comunque esatto. Io sono stato fortunato perché oggi collaboro e lavoro con delle persone che sono prima di tutto una grande famiglia e poi un ambiente comunque di lavoro in cui mi sento libero di potermi esprimere, di poter dare il mio punto di vista e in cui mi lasciano la libertà di essere quello che sono. Certo. E poi arriva come Frank, altra... E poi arriva come Frank, dopo 3 anni di silenzio, fermo, diciamo. Sì, esatto, sì. 3 anni in cui ho cercato di fare un lungo lavoro su me stesso, perché soprattutto a livello di immagine, perché non mi identificavo nell'immagine, insomma, che avevo proposto fino a quel momento là, e quindi ho deciso di prendermi una pausa, di lavorare molto su di me, praticare molto sport, seguire un'alimentazione, uno stile di vita molto ferreo, e poi poter tornare comunicando anche attraverso l'immagine, perché sentivo di esprimermi solo al 50%. C'era un 50% che mancava, e sono invece da amante, diciamo, di tutto ciò che è moda, che è glamour, che è comunicazione visiva. Avevo insomma, con una che moda, glamour. Quindi puoi capire perfettamente, insomma, questo limite che avevo e che invece ho voluto superare mettendoci tutto l'impegno possibile, che poi mi ha fatto riaccendere ancora di più la passione per la musica, permettendomi di tornare a raccontarmi in maniera più libera, in maniera più autentica, partendo proprio da questo brano Come Frank, che è uscito a gennaio scorso e che è un brano che ho scritto a cavallo tra i due lockdown che avevamo vissuto, quindi più o meno tra la primavera e estate 2020, ed è stato un brano che mi ha fatto capire che stavo andando verso un'altra direzione con la mia musica, con il mio modo di raccontarmi e di esprimermi. È un brano in cui parlo di diversità, celebro la diversità come sinonimo di autenticità, che è ciò che ci rende liberi, ciò che ci rende veri, è qualcosa da cui non bisogna prendere le distanze, ma piuttosto un'occasione di confronto, di crescita, soprattutto in un periodo storico in cui tutti i giorni continuiamo a sentire episodi di comunque intolleranza, di violenza nei confronti di qualsiasi forma di diversità, dal bullismo nelle scuole alla violenza sulle donne, comunque all'omofobia, una serie di episodi che purtroppo l'attualità ogni giorno ci propina. Quindi è un brano che invece vuole al contrario invitare tutti a difendere la propria diversità, perché l'unica occasione per essere davvero noi stessi liberi, e io in questo brano mi ci sento, insomma, a pieno. E poi ti racconto il perché come Frank, se mi permetti. Frank è un carlino che poi è il protagonista insieme a me di questo videoclip e della copertina, dell'immagine di copertina,
E devo dire che è stata lui proprio l'ispirazione per questo brano, perché nel pieno della pandemia se ne stava sdraiato a terra a fare le sue cose, incurante del fatto che il mondo si fosse improvvisamente fermato. Ed è stato per me un segnale, perché mi sono detto: vorrei essere anch'io un po' come Frank, cioè imparare a fregarmene di quello che succede in giro, di quello che gli altri pensano di me, e piuttosto invece cominciare a pensare a quello che fa stare bene me stesso, perché quando stiamo bene, in pace con noi stessi, siamo in grado poi di comunicarlo e trasmetterlo agli altri, quindi apparire in pace proprio con noi stessi, agli occhi degli altri. Se invece noi per primi non siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, o magari del nostro modo di apparire, di vivere, automaticamente non possiamo pensare che ci comprendano gli altri là fuori, perché lo dico proprio nel testo: il mondo là fuori è sempre con il dito puntato a condannare un innocente. Sempre, sempre, sì, sì. È proprio un vizio che speriamo prima o poi si tolgano, perché esatto. Dovrebbero prima puntarselo contro. Esatto, farsi un'autoanalisi. Sì, esatto. Sì, io lo dico sempre, ma vedo che non c'è progressione, ahimè, purtroppo. Speriamo che con la musica magari riusciamo ad aiutare, ecco, esatto. Perché poi la musica credo che abbia proprio questo potere terapeutico, quindi riesce a migliorarci, ha una forza che dove non arrivano le parole arriva comunque il potere del suono. Esatto, si spera. Io la chiamo la dea musica, quindi divinità dovrebbe, esatto, essere, cioè non dovrebbe, cioè ecco. Aiuta sicuramente. Sì. Senti, mandiamo il video come Frank, scusa, ne abbiamo parlato. No, assolutamente. Regia. Prego. Un po' come Frank, se ne frega di trovare un senso vero ai pregiudizi della gente. Un po' come Frank, sfida la sorte senza preoccuparsi di capire sempre cosa è giusto, di cercare a tutti i costi di piacere al mondo e diventare poi la brutta copia di se stesso. Che strano tipo quello là, che non si ferma mica là. Che di strano in fondo non esiste niente, che sei tu incapace di comprendere la bellezza del diverso. Un po' come Frank, se ne frega di trovare un senso vero ai pregiudizi della gente, di cercare a tutti i costi di piacere al mondo e diventare poi la brutta copia di se stesso. Un po' come Frank, resta a terra fermo e si distende inerme sulla rampa delle scale, con la testa verso il cielo sogna il vero amore ed un sorriso in segno di consolazione per una vita che ha un colore un po' diverso da come lui l'aveva sempre immaginato. Cos'è la felicità? È un video, comunque è stato molto divertente girare questo video, perché Frank ci ha dato davvero del filo da torcere. Abbiamo girato con delle temperature estive con 40 gradi e quindi è stato tremendo, anche perché io ero vestito autunnale, se vogliamo addirittura invernale, con questa giacca di pelle, morendo di caldo e dovendo comunque rifare le varie scene veramente tante volte, perché magari Frank era insofferente, non stava fermo, aveva sete, aveva fame, quindi ci ha messo veramente a dura prova, però ci siamo divertiti veramente tanto, perché poi con i ragazzi della Deorb, che è la produzione che mi segue a livello video fotografico, insomma c'è una tale sinergia che sul set, insomma, ci divertiamo come matti, e soprattutto per questo video, insomma, con Frank lo è stato ancora di più, ecco. Sì, 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 si è visto, proprio il divertimento, dai, passava, esatto. Passava anche il caldo alla fine. Esatto, sì, avevamo l'aria condizionata che un po' ci aiutava, insomma, in questo.
Bello, bellissimo. E poi arriviamo a Cattivo Ragazzo, che è l'ultimo singolo che sta girando. Esatto, con mente, sì, in rotazione, esatto. Sì. Diciamo che è un brano che avevo in mente di scrivere già da un po' di anni, per raccontare di me. È stato come ripercorrere a ritroso nel tempo tutta la mia vita. Dall'infanzia, è stata un'infanzia molto turbolenta, perché sono stato un bambino con un universo, diciamo così, un po' imperscrutabile, nel senso che poi dall'esterno si faceva difficoltà a capire cosa volessi insomma trasmettere, e quindi in qualche modo mi sentivo un po' incompreso. Mi sentivo sempre un po' un passo avanti rispetto ai miei coetanei, mi sentivo incompreso dal mondo adulto, e quindi a volte riversavo tutta questa mia insofferenza, tutta questa dimensione creativa che stavo maturando, anche con degli episodi di violenza che agli occhi degli altri ovviamente apparivano come qualcosa da condannare. E quindi per molto tempo mi è stato detto che non avrei mai, diciamo, fatto nulla nella vita, non avrei mai trovato un mio posto nel mondo. Invece poi è arrivata la musica e ha fatto ordine dentro di me, quindi ho capito che quella era la strada da seguire, ed è stata veramente una luce che mi ha reso più docile, mi ha reso l'artista che sono, un artista che in questo brano rivela un lato di sé che non aveva mai mostrato, un lato più irriverente, più trasgressivo, sia a livello di immagine, ma anche proprio a livello di testo, a livello di sound, perché in questo brano per la prima volta ho potuto sperimentare delle sonorità dance anni 90, che, come ti dicevo prima, sono quelle che mi hanno avvicinato alla musica. E devo dire che è un brano che quando ricanto me lo sento veramente mio, è un vero e proprio identikit, come abbiamo insomma scritto nei comunicati stampa, perché mi rappresenta a 360 gradi e perché mi ha permesso di creare, diciamo, questa giusta sintesi dialettica tra quella che è la dimensione proprio dell'immagine, quindi nella scelta degli outfit, dei look, anche del videoclip appunto che è su YouTube, e diciamo sia da un punto di vista invece musicale, quindi creare proprio un giusto equilibrio, una giusta sinergia tra queste due dimensioni che a mio parere vanno di pari passo. Certo, bello, bellissimo. Lo mandiamo alla fine, il videoclip, diciamo, al pubblico con Cattivo Ragazzo. Bello, mi piace, sì. Mi piace tanto. Grazie. Questo. Sì, davvero. Certo. E poi arriverà un album, vero? Possiamo spoilerare? Arriva un album. Assolutamente sì, possiamo, sì. C'è già una data, il 10 giugno, ed è un disco che insomma mi rende veramente orgoglioso, perché nel senso positivo del termine, perché sono passati, come dicevamo prima, quasi 10 anni dal mio esordio e non mi sono mai imbattuto nella insomma pubblicazione di un album. Da una parte sono contento perché uscire oggi con un album con 10 anni di percorso musicale alle spalle mi fa vivere questo momento con una consapevolezza che prima magari non avrei avuto. Oggi sento di essere diventato l'artista che volevo essere. Chiaro che il percorso è sempre in divenire, però sento di essere cresciuto e di aver raggiunto la maturità giusta per raccontare delle cose che racconto in questo disco, perché è un disco in cui verranno fuori varie anime. C'è il brano più dance, c'è il brano indie, c'è il brano più EDM, c'è l'house, quindi abbiamo sperimentato sia dal punto di vista musicale che da un punto di vista proprio di comunicazione, di testi, di contenuti. Racconto storie personali, racconto il mondo osservato attraverso i miei occhi, ma vissuto da, insomma, dagli altri, appunto da chi mi circonda. Mi sono un po' affacciato alla finestra per 2 anni del mondo, osservato, raccontato, però nonostante sia il frutto di un lavoro degli ultimi 2 anni, io ritengo che in realtà sia il risultato appunto di 10 anni di lavoro in cui sono cambiati i miei gusti, è cambiata la mia percezione della musica, la percezione che ho di me stesso come artista, come persona, e quindi anche il modo di raccontarmi, ecco. E sono stato fortunato perché ho condiviso la produzione artistica con il produttore che mi segue, che è Alex Marton, che è un produttore che ho ritrovato dopo un po' di anni, perché ci eravamo conosciuti proprio a Piombino. In quell'occasione lui era uno dei membri della giuria
e avevamo avuto occasione di lavorare ad un brano ai tempi, e poi insomma è passato, è trascorso, appunto sono trascorsi degli anni, e ho avuto, quando c'era la possibilità di scegliere un produttore con cui lavorare al mio primo disco, ho, tra i tanti che avevamo già sentito, ho pensato anche di risentire lui, ed è stato come ritrovare un vecchio amico, quando ti accorgi che è passato del tempo, ma in realtà è come se non lo fosse, perché comunque l'alchimia, ecco, che abbiamo ritrovato in studio da subito, perché abbiamo coscritto insieme queste canzoni per la prima volta. Io ero abituato a scrivere da me i testi, le musiche, invece l'esperienza del condividere con delle altre mani, con un'altra mente, con un'altra penna, ecco, le canzoni, è un'esperienza molto più costruttiva, perché ti apre al confronto e ti fa notare anche delle sfumature che magari quando fai tutto da te non riesci a notare, perché sei talmente preso, coinvolto, che non le vedi, ecco. Certo, bello, dai, bello anche questo che mi stai dicendo. Assolutamente, e poi comunque posso anticipare che anche a livello di immagine per questo disco abbiamo fatto un altro grande lavoro di ricerca, che poi si noterà, diciamo, nelle immagini, nell'immagine di copertina e anche nelle altre immagini che lo accompagneranno, perché ho cercato di creare un connubio tra il mondo degli anni 70, quindi pantaloni a zampa, tutto quella chitarre elettriche di quegli anni, un'auto, una super auto anni 70, insomma, che si vedrà in copertina. Adesso non voglio, diciamo, spoilerare troppo, perché non so se, insomma, sarà già fuori la notizia dell'uscita del disco, però nello stesso tempo ho cercato anche di inserire degli elementi estremamente contemporanei, come accessori, make-up, insomma, e anche da un punto di vista proprio visivo ha un forte impatto, e devo dire che riguardando quelle immagini sono veramente contento, perché mi ci identifico alla grande e vedo un po' quell'artista che avrei sempre voluto vedere, quindi la cosa mi gratifica enormemente, e speriamo che anche da parte del pubblico si possa avere la stessa percezione. Sicuro, sicuro, ti vedo dal tuo viso, soddisfatto. Assolutamente, sì. Poi quando si lavora con dei professionisti, perché comunque devo dire che appunto la fortuna, nonostante io insomma lavori con un'etichetta indipendente, oggi credo che le etichette indipendenti, rispetto forse a delle major, che sono delle multinazionali, riescano a dedicare un'attenzione maggiore agli artisti, se ne hanno voglia, quindi ad investire tempo, ad investire anche ovviamente soldi, ad investire comunque energie e passione per quel progetto là, si danno anima e corpo tutti per cercare di portare a casa il miglior risultato, e devo dire che in questo disco insomma sì, viene fuori in maniera molto molto evidente, e non a caso poi il titolo di questo disco, che posso assolutamente anticipare, è proprio una celebrazione di questo, perché il titolo è Più di così, e quindi è un modo per dire a me stesso che più di così in questo momento non avrei potuto desiderare, chiedere, ma è anche un monito a me stesso a fare sempre più di così, ad ambire sempre a più di così, ecco. Certo, bello, bellissimo. E sa anche che si può dire anche che lo presenterai dalle mie parti, sì, sì. Vero? Esatto, sì, lo presenteremo durante questa conferenza stampa che si terrà qualche giorno prima dell'uscita, il 7 giugno, sì. E sarà un modo molto bello per poterlo, insomma, raccontare a chi come voi fa tutti i giorni questo, insomma, lavoro, racconta la musica. Poter condividere aneddoti, poter condividere la genesi di questo progetto, e quindi potersi confrontare appunto con dei professionisti come voi, che possono sicuramente, non possono fare altro che dare un valore aggiunto, sperando appunto di poter riscontrare ovviamente il gusto, anche se a volte proprio dalle critiche, quelle più, diciamo, incisive, che si cresce, ecco, sono convinto di questo. Se sono costruttive, sì, sicuramente. Se sono distruttive, esatto. Lasciamole. Esatto, esatto. 7 giugno presso De Filla, esatto. De Filla, sì. A Chiavari, visto che siamo, esatto, su Entella TV, esatto, locale,
ecco, diciamolo, alle ore 19. 19, ecco, quindi insomma invitiamo tutto il pubblico a presenziare perché merita Assolutamente. questo progetto. Molto, molto volentieri. Sì, ringraziamo anche l'ufficio stampa, I ragazzi Cassandra di Quonza, di esatto, sì, Monza, Cassandra e Morgana, sì, che esatto. ci seguono in maniera molto, molto attenta, insomma, anche con loro si è creato un bellissimo, insomma, legame perché hanno praticamente visto nascere questo progetto perché abbiamo cominciato a collaborare dall'uscita di Come Frank, che è stato il primo singolo estratto da questo disco, e continuiamo insieme a percorrere, insomma, questo cammino che ci porterà, spero, il più lontano possibile, incrociando le dita. Sicuro, sicuro. Pensa che con loro c'è un rapporto molto bello, un rapporto quotidiano, bello, veramente costruttivo con Conza. Esatto, Sì, sì, ci si confronta e si cerca di confrontano. trovare poi, diciamo, le strategie, di studiare le strategie migliori per poter ottenere, Esatto. diciamo, il massimo e dare la massima visibilità ai progetti a cui si lavora, insomma. E poi volevo approfittare anche per citare la distribuzione, che è Pyramids International di Milano, che insomma anche con loro ho cominciato questo viaggio da gennaio, dall'uscita di questo singolo che ha fatto da apripista al disco e che appunto è proseguita con Cattivo Ragazzo e appunto proseguirà ancora con l'uscita di questo disco, perché oggi diciamo, la parte della distribuzione è molto importante in un'epoca in cui la musica è diventata quasi solo digitale praticamente, e quindi streaming, e quindi digital store, e loro, con loro anche si è creato, diciamo, questo bellissimo legame perché hanno creduto da subito nel progetto e quindi continuano a crederci e stanno facendo anche loro del loro meglio per cercare, insomma, di accompagnarmi e di portarmi il più lontano possibile. Quindi siamo una squadra Un team. dove, esatto, l'artista e il disco finale, il progetto finale è solo la punta di un iceberg, però dietro c'è veramente una macchina operativa enorme che passa veramente da chi ti viene a prendere in auto, in hotel, ti accompagna in studio di registrazione, a chi ti viene a montare le luci sul set di un videoclip. Tutti sono ogni pedina indispensabile, io lo dico sempre, li ringrazio sempre di tutto il lavoro e la passione che ci mettono, per quanto ci credono, perché senza di loro non potrei essere qui a raccontarmi insieme a te. Assolutamente, sono d'accordo. Bene, bene. Mi ha fatto molto piacere, Anche a me, Francesco, e davvero. verrò a farti i complimenti di persona al lavoro Grazie, grazie, serge. molto Sì. volentieri, ti aspetto, ti aspetto. Grazie, grazie. Ringrazio anche i miei brand partner, in particolare Ottica Santa Lucia che mi ha dato questi occhiali che spero che ti piacciono. E Molto, grazie. E stanno molto bene. grazie, grazie. E niente, ci vediamo allora presto e adesso lasciamo il pubblico con Cattivo Ragazzo. Fin da quando ero all'asilo, mi mettevano in castigo. Mi dicevano quel bimbo non può stare con nessuno, perché è un po' particolare, perché alza sempre le mani, perché non sa socializzare, perché forse ha dei problemi. E mi lasciavano in disparte, a espiare le mie colpe, sempre nella zona rossa, come un diavolo all'inferno. E me ne accorgo adesso. Negli abbracci negati, sorrisi nei vuoti che mi porto dentro. Sono un cattivo ragazzo, me lo dicevano sempre. Perché non so innamorarmi, perché mi incazzo di due per tre. Mi piace fare l'amore, ma senza prendere impegni. E anche se spesso tradisco, io non lo capisco perché si fidano di me. Sono un cattivo ragazzo. Che ci penso bene, il mio era solamente un modo di attirare l'attenzione, di essere considerato, ma nessuno lo capiva, sempre stato un incompreso, sempre un passo avanti a tutti, senza mai voltarmi indietro. Non me ne rendevo conto che era forse meglio soli che con chi non ti comprende.
Sono un cattivo ragazzo, me lo dicevano sempre. Perché non so innamorarmi, perché mi incazzo ogni due per tre. Mi piace fare l'amore, ma senza prendere impegni. E anche se spesso tradisco, io non lo capisco perché si fidano di me. Sono un cattivo ragazzo. Da grande non fare un cazzo. Rispondo che forse è meglio si faccia da parte o cammino mestiere. E quello che valgo adesso io lo dimostro coi fatti. E forse è l'unica cosa che posso concedervi adesso è tutto il mio disprezzo. Sono un cattivo ragazzo, non pensando per davvero. Addirittura i parenti, serpenti, docenti che contano meno di zero. E una corona di spine in testa non me la metto. Perché non è con la vostra violenza che sconto tutto quel che ho fatto. Sono un cattivo ragazzo. Sono un cattivo ragazzo. Perciò vi invito un po' tutti sul serio a sparire. Levati dai coglioni. Tu, se cambi prospettiva, vuoi guardarmi a testa in giù? O giri la clessidra, ma non chiedermi più di lasciare tutto. Due righe su un post-it accanto al nostro letto. Ehi, le tue scarpe blu sotto il divano. Ehi, le tue camelot.